Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Prima di iniziare il video, oggi che è l'8 marzo della festa della donna, voglio fare tantissimi auguri a tutte le donne. Io so benissimo che intorno a questa festa ci sono tantissime opinioni diverse. C'è chi questa festa la detesta, c'è chi la ama, c'è chi è indifferente, quindi ci sono veramente tantissime reazioni diverse. Io personalmente non sono assolutamente una femminista, io sono per la parità, quindi non sono una di quelle donne convinte che la donna sia più brava, sia più forte, sia superiore in certe cose, assolutamente no. Io penso che siamo tutte persone con caratteristiche diverse una dall'altra, c'è chi è più forte in una cosa, chi lo è più in un'altra, chi è più brava in una cosa, chi è più brava in un'altra, ma credo che non dipenda dal fatto di essere uomini o donne, ma semplicemente persone con delle capacità diverse, con delle vite diverse, con delle opportunità diverse, quindi insomma ci sono una serie di variabili infinite, quindi io sono assolutamente per la parità. E io oggi che è l'8 marzo ho pensato di fare un video un pochino diverso e di parlarvi di alcune donne che per qualche motivo hanno fatto storia. Ovviamente ce ne sono tantissime donne che hanno fatto storia per un motivo o per un altro, io però non potevo citarle tutte perché il video verrebbe veramente troppo lungo e quindi ho pensato di selezionarne soltanto alcune, quindi ne ho selezionate 5 o forse 6, ora non ricordo, comunque soltanto alcune e raccontarvi un pochino il motivo per il quale queste donne hanno fatto storia. La prima, famosissima, è Rita Levi Montalcini, che è nata nel 1909 ed è morta nel 2012. Lei è stata una neurologa ed è famosa perché nel 1951, grazie alle sue ricerche e ai suoi studi, aveva scoperto il fattore di accrescimento della fibra nervosa. Questo le ha permesso di fare degli studi e delle ricerche per capire meglio come funzionava il sistema nervoso e quindi poi da qui arrivare a scoprire come curare e gestire determinate malattie legate al sistema nervoso e per questo motivo nel 1986 ha vinto il premio Nobel per la medicina. Questa molecola, questo fattore di crescita della fibra nervosa è ancora oggi molto importante perché ancora oggi è coinvolta in un sacco di ricerche che riguardano la cura per l'Alzheimer, riguardano la cura per le malattie della cornea, per la sclerosi multipla. Poi sicuramente ci sono anche tantissime altre cose che io non conosco perché non sono un medico, quindi sicuramente ce ne sono tante altre. Però insomma, più o meno queste sono quelle principali, quindi sicuramente i suoi studi e le sue ricerche hanno dato un importantissimo contributo alla medicina. Un'altra donna che ha fatto storia è Maria Montessori, che è nata nel 1870 ed è morta nel 1952. Ha fatto storia intanto perché in Italia è stata la prima donna a laurearsi in medicina e poi ha preso una specializzazione in neuropsichiatria infantile che l'ha portata a fare degli studi di pedagogia e a capire, osservando i bambini, che questi avevano bisogno per uno sviluppo ottimale e per migliorare l'apprendimento di un metodo educativo e didattico completamente diverso da quello che vigeva in quel momento, perché a quell'epoca il metodo educativo era molto rigido, molto nozionistico e non teneva in considerazione un sacco di cose che invece sono importanti. Lei aveva capito che tutto doveva essere a misura di bambino, a partire proprio dalla arredamento degli ambienti, quindi le sedie, i tavoli dovevano essere più piccoli, dovevano essere appunto a misura di bambino, perché questo contribuiva comunque a migliorare l'apprendimento e a stimolare determinate capacità. E inoltre il bambino doveva interagire con l'ambiente, quindi non doveva essere passivo, ma doveva poter interagire, doveva essere libero di fare le sue scelte, di sperimentare, doveva avere un ruolo attivo. E questa è stata una grande rivoluzione nella scuola, perché comunque lei ha portato veramente una ventata di novità, una grande rivoluzione. Il metodo Montessori si usa ancora oggi in tantissime scuole.
attore, quindi sicuramente ha fatto storia. Un'altra donna che ha avuto un ruolo importante nella nostra storia è Simone de Beauvoir, che è nata nel 1908 ed è morta nel 1986. Lei si può considerare l'icona più rappresentativa del femminismo perché ha contribuito alla lotta per l'indipendenza economica della donna, per l'indipendenza sociale, per i diritti, insomma, per un sacco di cose che alle donne a quei tempi venivano comunque negate. E questa donna ha avuto anche una vita, diciamo, un pochino travagliata e turbolenta. Intanto, ha fatto storia sicuramente la sua lunga relazione con un uomo che non ha mai sposato, che a quei tempi comunque era una cosa, non come adesso che è una cosa normale, ma a quei tempi sicuramente, faceva notizia una cosa del genere. E poi perché era un'insegnante che è stata sospesa dall'insegnamento per aver avuto una relazione omosessuale con una sua allieva. Questa allieva era maggiorenne e consenziente, quindi non era una cosa considerata illegale, però comunque è stata sospesa per questo motivo dall'insegnamento. Questa donna inoltre ha scritto alcuni libri, tra cui uno che sarei curiosa di leggere e che vi segnalo, che si intitola Memoria di una brava ragazza, e vi lascio in info box il link per andarlo a vedere direttamente su Amazon. Io ancora non ce l'ho questo libro, però mi piacerebbe comunque inserirlo nelle mie prossime letture. Un'altra donna che è stata molto importante per la storia è Rosa Parks, che è nata nel 1913 ed è morta nel 2005. Lei è la figura simbolo del movimento per i diritti civili delle persone di colore. È famosa soprattutto per un episodio avvenuto negli anni 50. A quei tempi, proprio nel pieno delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti, periodo in cui i mezzi pubblici erano suddivisi in settori, c'era il settore dedicato ai bianchi, il settore dedicato alle persone di colore e poi ce n'era uno che stava nel mezzo, che era la cosiddetta area comune. In questa area comune, però, per quanto riguarda i posti a sedere, i bianchi avevano la precedenza. In questo scenario, Rosa Parks nel 1955 a Montgomery, in Alabama, dopo una faticosa giornata di lavoro, rientrando a casa stanca, aveva preso l'autobus e si era seduta in questa zona comune. Quando poi l'autobus ha cominciato a riempirsi e sono salite delle persone bianche, l'autista le ha ordinato di alzarsi e di lasciare il posto a un bianco. Lei, mantenendo la calma e la massima educazione, si è comunque rifiutata di alzarsi. Per questo è stata arrestata, condannata al pagamento di una multa e questo gesto ha dato inizio a quello che viene chiamato il boicottaggio dei mezzi pubblici, cioè le persone di colore avevano deciso di non prendere più mezzi pubblici e ovviamente il fatto che non prendessero più mezzi pubblici comportava che non pagassero il biglietto e quindi non contribuivano al riempimento delle casse, diciamo così. Quindi sicuramente questa cosa alla lunga poi si è rivelata dannosa anche a livello economico. Non è stata assolutamente una lotta violenta, si è svolto tutto in modi molto pacifici, ha comunque portato alla fine della segregazione razziale sui mezzi pubblici perché è stata considerata illegale. Una curiosità, questo autobus, quello sul quale appunto è avvenuto questo episodio, è ancora oggi esposto al museo Henry Ford negli Stati Uniti, quindi insomma esiste ancora questo autobus, è stato conservato. E questa donna ha avuto sicuramente coraggio perché ricordiamoci che comunque negli Stati Uniti le persone di colore hanno avuto veramente una vita molto molto difficile in quegli anni, quindi rifiutarsi di cedere il posto a un bianco, secondo me, in quel periodo, in quel contesto storico, è stato comunque un gesto coraggioso. Un'altra donna importante per la storia è Millicent Fawcett, che è nata nel 1846 ed è morta nel 1929. Lei è famosa perché ha dato origine al movimento nazionale delle suffragette.
movimento che nasce nel Regno Unito nel 1869 allo scopo di ottenere per le donne il diritto di voto. Questa fu una lunga e dolorosa battaglia perché il movimento delle suffragette andò avanti per parecchi anni e si concluse solo nel 1928, quando nel Regno Unito il diritto di voto venne esteso a tutte le donne. In Italia ci abbiamo messo molto più tempo perché in realtà il suffragio universale è stato sancito solo nel 1945, però le donne sono state chiamate al voto per la prima volta un anno dopo, nel 1946, in occasione delle elezioni amministrative di marzo. Quindi, insomma, ci abbiamo messo molto più tempo rispetto al Regno Unito. Ma sicuramente questa donna, Millicent Fawcett, che ha dato origine a questo movimento, ha fatto storia, perché il movimento delle suffragette davvero ha fatto storia. Un'altra donna che ha fatto storia, anche se cambiamo completamente ambito, perché stiamo parlando di un ambito di spessore differente e di importanza differente rispetto a quelli di cui ho parlato finora, però comunque questa donna ha fatto storia ed è Anna Magnani, che è nata nel 1908 ed è morta nel 1973. È stata considerata una delle più grandi attrici italiane, è diventata un'icona rappresentativa del cinema italiano di epoca neorealista e ha vinto un premio Oscar come migliore attrice protagonista con il film La rosa tatuata. Poi ha fatto dei film molto belli e molto importanti, come ad esempio Roma città aperta, dando una grandissima interpretazione. E io credo che effettivamente, anche se lei ha dato un contributo diverso rispetto alle altre donne delle quali vi ho parlato, credo sia importante perché ha portato nelle case delle persone delle grandi emozioni. Ha portato la rappresentazione dei pezzi della nostra storia, perché comunque quello che lei ha rappresentato sono stati dei pezzi della nostra storia. E quindi in qualche modo il suo contributo io lo ritengo veramente importante per la storia, anche se, ripeto, lo spessore è differente rispetto a quelli di prima. Queste sono solo alcune delle donne che hanno fatto storia, perché come vi ho detto all'inizio del video sarebbe stato impossibile citarle tutte. Però comunque per questo video e per lo scopo che aveva questo video, quindi parlarvi di un pezzo di storia al femminile, sicuramente sono delle donne che hanno dato dei contributi veramente importanti. Fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate, se ci sono delle donne che vi piacciono particolarmente per qualche motivo e che secondo voi hanno fatto storia. Scrivetemelo sotto che io sono curiosa e in questo modo integriamo anche il video, quindi integriamo quello che ho detto io con quello che magari avete da dire voi. Io mi fermo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, faccio ancora tantissimi auguri a tutte le donne, vi mando un bacio enorme e vi aspetto alla prossima.